Noi siamo qui a Genova oggi in un momento delicato, un momento delicato che sapete tutti, no? Però il termine alleanza che vedete qui, secondo me, è assolutamente opportuno per la situazione in cui oggi è la città. Una città che ha avuto una tragedia, una città che dopo 6 giorni era già pronta invece per muoversi e per aver dato le prime case agli sfollati. Dopo 3 settimane ha fatto la prima strada, che tra l'altro è proprio qui vicino. Abbiamo aperto le strade sotto il ponte dopo circa 4 settimane con i sensori e siamo andati avanti. E oggi, come vedete sui giornali, abbiamo tutta l'eccellenza dei progettisti del mondo che partecipa a costruire il nostro nuovo ponte. Quindi voglio dire, stiamo lavorando come sistema, stiamo lavorando con le alleanze, stiamo lavorando con un sistema di città metropolitana, di regione, tutti assieme, con un unico obiettivo. Questo secondo me è un esempio che stiamo dando non soltanto all'Italia, ma un esempio che stiamo dando a tutto il mondo di come il sistema Genova funziona e funziona bene. Torna al tema delle infrastrutture e Genova è al centro di questo tema nel nord-ovest. Genova è in questo momento al centro sicuramente di tutto ciò che riguarda le infrastrutture in tutti i sensi. Genova è una città che deve rinascere e grazie alle infrastrutture lo farà. Siamo certi che è per noi priorità riconnettere Genova con il nord e anche con i nostri cugini francesi. È fondamentale per noi. Noi come amministrazione dobbiamo lavorare per l'infrastruttura. Oggi le aziende hanno bisogno di infrastruttura, non è possibile continuare a fare business nel mondo se non siamo in un posto dove c'è l'infrastruttura giusta per fare business. E l'infrastruttura che cos'è? L'infrastruttura è tutto il sistema che ci consente di avere contatti, relazioni e muoverci. Terzo valico, la gronda, la diga, il nuovo sistema di mobilità sostenibile per la città, cioè le metropolitane, le cabinovie che vanno su a Begato, eccetera, le cabinovie di Erzelli e tutti i sistemi che ci danno la possibilità per essere veramente un'infrastruttura a livello mondiale. Non possiamo competere nel mondo se non abbiamo un'infrastruttura a livello mondiale. Torniamo al tema del Ponte Morandi, che non c'è solo il ponte, c'è anche tutta la zona sottostante. Il Comune si sta muovendo in questa direzione. Sì, il Comune di Genova sta facendo, grazie all'Urban Lab, tutto un lavoro di analisi dello stato dei luoghi e di potenzialità dell'area. Abbiamo fatto un paio di mesi di lavoro anche con gli stakeholders e le persone che erano interessate a partecipare e entro il prossimo mese cominceremo ad estrarre quelli che saranno i documenti base per redigere il documento preliminare alla gara di progettazione che sarà indetta entro i primi 6 mesi del 2019 e che comprenderà dei concorsi di progettazione all'interno di un quadrante sotto il Ponte Morandi. Abbiamo 14 miliardi di infrastrutture da fare e dobbiamo farle più in fretta possibile. Non possiamo più essere condizionati quando tutto il resto del mondo ha l'infrastruttura e noi no. Noi dobbiamo essere almeno a livello di tutte le migliori città del mondo. Anche le infrastrutture digitali? Assolutamente, il mondo digitale fa parte delle infrastrutture, come l'infrastruttura di mare e l'infrastruttura di terra. Queste sono le 3 infrastrutture importanti che noi dobbiamo sviluppare e le faremo. È soddisfatto delle parole Confindustria della presenza? Sì, qui. Confindustria è assolutamente allineata con quella che è la strategia di Genova e la visione che abbiamo noi della città e del territorio. Quindi direi che il termine alleati va bene, siamo tutti alleati e andiamo tutti nella stessa direzione.